La politica e l'imprenditoria locale si sono riunite ieri all'Hotel Piccolo Mondo di Torbole per la serata organizzata dal Rotary Club. Il tema era il turismo altogardesano, con relatore l'assessore provinciale Michele Dalla Piccola. Molti i temi affrontati durante la sua relazione, primo fra tutti il fatto che ogni ambito deve essere legato alla provincia e che la promozione del territorio deve sempre avere in testa il Trentino come marchio identificativo. Per il tunnel che collegherà la piana dell'Alto Garda con Nago bisogna attendere ancora qualche anno, in quanto dovranno liberarsi i fondi che la provincia deve accantonare su imposizione del governo. La ciclabile con le città gardesane sarebbe anche fattibile con i fondi ODI, a Malcesine e Limone, fino al confine trentino, ma la difficoltà più grossa di costruzione, e quindi economica, è proseguire sulla Gardesana verso Riva e Torbole, nel tratto più impervio della strada. Non c'è ombra di dubbio che questo territorio abbia un ruolo particolare all'interno del sistema trentino ed è naturale che il Trentino abbia un'attenzione particolare, che non può spegnersi solo attraverso una mera disponibilità di risorse finanziarie, di certo implementate dal recupero della tassa di soggiorno che rimane sul territorio da un intervento provinciale, quanto piuttosto ad un colorare la promozione di livello locale con una serie di eventi anche importanti che eseguono quel giusto richiamo portando lontano il nome del Trentino da un lato e dall'altro però anche la possibilità di vedere da parte dei nostri operatori economici un ritorno in termini di pernottamenti e quindi di presenze sul territorio. Da questo punto di vista non si ferma qui perché si vuole implementare anche la qualità con l'infrastrutturazione del territorio, innanzitutto con l'opera tanto attesa, quella stradale, ma poi anche con visione e prospettiva attraverso l'implementazione della pista ciclabile in un programma ragionato compatibile con le risorse provinciali che di certo non hanno l'efficacia e l'efficienza di quelle da sempre presenti, ma che rimangono comunque con un volume molto interessante che opportunamente riposizionato e ricollocato nel tempo, può dare respiro alle speranze degli operatori del luogo.